Professore ordinario di economia aziendale dal 2000, è stato preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dal 2010 al 2012, prima di essere stato eletto nel 2012 rettore dell'Università degli Studi di Teramo con 344 preferenze su 414, con circa il 75% degli aventi diritto al voto. Rimarrà in carica fino al 2018 per 6 anni accademici. Voglio ringraziare Luciano D'Amico, rettore dell'Università degli Studi di Teramo, per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei, rettore. Grazie a lei. Senta, voglio parlare un po' dell'uomo prima, delle sue origini. E stiamo per farle una sorpresa, credo, perché la regia adesso supporterà questa nostra introduzione con un video. Un video che parla di Torricella Peligna. Non so quali saranno le sue reazioni, però appena possibile lo mandiamo in onda, perché mi piacerà capire se dal suo volto trasparirà un po' di emozione, ecco, almeno un po' di emozione. Queste sono le immagini. L'emozione senz'altro, anche perché le origini sono le rivendico con orgoglio. Le rivendico con orgoglio in questo piccolo paese nella provincia di Chieti, nell'Alto Sangro, che è un po' anche l'emblema, racchiude bene le caratteristiche tipiche dell'Abruzzo e di questa abruzzesità, ovviamente con tutte le avvertenze, con tutti i rischi delle generalizzazioni, di questa abruzzesità ne sono particolarmente contento e orgoglioso. Un piccolo paese, Torricella, che ha le caratteristiche che secondo me definiscono il nostro spirito. È un paese per certi versi austero, decisamente austero, perché con una natura straordinariamente bella, ma anche severa, come quella che l'Abruzzo può in qualche modo vantare, e non può che derivarne una austerità di carattere. Però l'ha anche formata un po' questa. Credo di sì, credo che sia una condivisione davvero con tutti gli abruzzesi. Con tutti gli abruzzesi. L'Abruzzo negli ultimi decenni viene rappresentato soprattutto come un Abruzzo costiero. L'inurbamento di Pescara, ma della costa in generale, ci porta ad immaginare la regione come una regione di facile accesso, una regione di industrializzazione recente ma riuscita. Una regione in qualche modo anche all'avanguardia su molte cose. In realtà il carattere che abbiamo ereditato dalla nostra regione, dal nostro ambiente, è quello che si è formato in un Abruzzo montano, un Abruzzo che ha subito per tanti secoli una forma di isolamento e che è stato costretto a rapportarsi ad una natura, lo dicevo prima, molto aspra. Io credo che da questo sia derivato un po' il nostro carattere, mi fa piacere pensare a questo. In generale come caratteristica di abruzzesità, un carattere in cui la tenacia e in qualche modo la logica conseguenza del doversi rapportare, lo dicevo prima, ad una natura aspra, a dover fare i conti con una natura che non ha mai consentito un'agricoltura ricca e opulenta come in altre regioni d'Italia. È una tenacia che è necessaria per poter in qualche modo sopravvivere, però alla tenacia si aggiunge anche un altro valore che rivendico con orgoglio. In tutto l'Abruzzo è possibile, secondo me, riscontrare una ricchezza di culturale straordinaria, non la cultura ufficiale o la cultura scolastica, ma la cultura di una comunità che si sente tale, che ha il suo sistema valoriale, utilizzo un termine per certi versi scontato, ma un sistema che sicuramente ci consente di sentirci parte di una comunità. Questa cultura che abbiamo troppo frettolosamente a volte dimenticato per aderire a facili modelli, a facili schemi imposti dall'affermazione di un modello sociale, lo conosciamo bene negli ultimi decenni. Ecco, dovremmo recuperarla perché è davvero il nostro punto di forza. E devo dire che con il passare degli anni si va verso quella direzione. Si va verso quella direzione. Personalmente avverto sempre di più la sensazione di essere in Abruzzo, al centro del mondo, perché ci si sente al centro del mondo quando ci si sente in qualche modo portatori di alcuni valori che dal confronto con altre culture, con altre realtà, possono solo
averne un ulteriore arricchimento. Noi Lei riesce a riscontrarli questi valori nel comunicare con gente di altri territori, di altre regioni, di altre civiltà? Li riscontro quasi quotidianamente, perché il riscontro più immediato, certo, è avere qualcosa da comunicare, avere qualcosa da dire. E noi abbiamo molte cose da dire, perché nell'affinamento millenario di questa tradizione ne abbiamo derivato delle grandi risorse culturali: il rispetto per l'altro, la capacità di accoglienza, la tolleranza, la capacità di impegno. E l'impegno, mi fa piacere citare sempre Flaiano su questo punto, quando ci ricorda che l'unica vera religione degli abruzzesi è la religione del lavoro, ma la religione del lavoro non intesa in modo frenetico o in modo diciamo come derivazione a volte patologica di sistemi di produzione. La religione del lavoro, perché per noi abruzzesi spesso il lavoro è il modo migliore per poter creare, per poter rafforzare quei vincoli di socialità che mi sembra di poter riscontrare in tutte le caratteristiche, in tutti i luoghi della regione. È la socialità che ci rende ricchi, e la qualità e la quantità dei rapporti sociali che riusciamo a creare, che ci rende davvero in qualche modo anche preziosi. E credo che questo derivi dalla nostra tradizione culturale, intendendo davvero per cultura l'essenza di cui siamo in qualche modo fatti, non la formazione scolastica, non l'erudizione e, se vogliamo, nemmeno la capacità di essere sulla frontiera della ricerca. È un qualcosa di più immediato, è un qualcosa di più concreto che riusciamo a riscontrare quotidianamente. E su questo credo che davvero noi abruzzesi siamo stati in qualche modo fortunati. Una scuola di teatro tra le più importanti in Italia è a Roma. Si chiama Silvio D'Amico e Silvio D'Amico è di Torricella Peligna. Le chiedo, ma a titolo di curiosità, è un antenato, è un parente o è un omonimo? No, ne sarei ancora più orgoglioso di quanto non lo sia già per immaginarlo come conterraneo, come concittadino. Non lo è, devo dire, in generale D'Amico è un cognome che ha in Abruzzo e in Sicilia è un po' l'equivalente di esposto, esposito, esposti o degli esposti. È il cognome che in Abruzzo e in Sicilia si dava ai trovatelli, quindi abbiamo tanti D'Amico ma nessun grado di parentela. Mi fa piacere però rivendicare anche qui con orgoglio quella che non è una parentela di sangue, la definirei così, ma una parentela ideale. Silvio D'Amico è di Torricella e ha, credo, conservato e valorizzato queste caratteristiche, le dico di Torricella, ma per dirle dell'Abruzzo in generale sono quelle, certo, che ricordavo prima: impegno, davvero impegno nel lavoro, perché il lavoro è lo strumento che ci consente in qualche modo di misurare noi stessi nei rapporti con gli altri. E credo che l'impegno nel lavoro sia anche il modo migliore per poter con generosità pensare anche agli altri, ovviamente anche a se stessi. Rettore, nella vita di tutti i giorni, che uomo è Luciano D'Amico? Questo è un po' difficile da definire. Mi piacerebbe pensare a una persona che cerca anche nel risolvere problemi a volte magari banali, a volte molto più elevati, di dare il suo apporto insieme a tanti altri per creare del valore, non necessariamente economico, che possa poi essere messo a disposizione di tutti. Quando lei dice che prova a fare certe cose, ritiene di riuscirci? Sì, devo dire, se dovessi fare un bilancio sarebbe ampiamente positivo, e non per meriti personali naturalmente, ma per una felice coincidenza, una felice convergenza di tante premesse positive. Tutto il gruppo dei collaboratori, tutto il gruppo dei colleghi, tutto il gruppo con cui condivido quotidianamente una serie di progetti, tutta una progettualità anche rilevante. Credo che la sfida più importante su cui mi farebbe piacere misurarmi, più che misurarmi forse direi impegnarmi, ed è un impegno che non può che essere collettivo,
È una sfida anzitutto culturale. Noi in Abruzzo abbiamo per troppi anni sofferto di un complesso di inferiorità. Siamo stati abituati, probabilmente anche come conseguenza dell'assenza di forme di autogoverno, se non in periodi particolarmente recenti, questa incapacità di autogovernarsi acquisita nei secoli per abitudine ad operare in comuni infeudati piuttosto che in strutture in cui non eravamo, i nostri antenati non sono mai stati chiamati a gestire e ad assumersi responsabilità, è un qualcosa che si percepisce ancora oggi. Quando si è abituati per troppi secoli ad essere dei sudditi e si diventa all'improvviso cittadini, non è facile cambiare atteggiamento mentale e culturale. La sfida dell'Abruzzo credo che oggi sia questa. È la sfida che ci deve consentire di immaginare, diventando cittadini, che a fronte dei tanti diritti ci sono poi anche delle assunzioni di responsabilità e dei doveri. Abbiamo provato ad autogovernarci negli ultimi decenni, anche con risultati straordinari. Questi risultati dobbiamo riproporli e potremo farlo in un contesto molto più complesso, molto più competitivo, solo nella misura in cui ciascuno di noi avrà ben chiaro che prima dei diritti vengono le responsabilità, o comunque che i diritti non sono mai disgiunti dalle responsabilità. E questa è la vera sfida che abbiamo in Regione. Non mancano le risorse, le competenze, non mancano, credo. Può sembrare paradossale dirlo in un momento di crisi finanziaria ed economica particolarmente acuta, ma non credo nemmeno che manchino le risorse economiche. Ciò che manca è la capacità di percepirsi come cittadini responsabili, in grado di accettare delle sfide e in grado di lavorare, di collaborare con gli altri, con cittadini, nella realizzazione dei progetti. Lo dico questa cosa perché dopo 2 anni quasi di esperienza alla guida dell'Ateneo, se dovessi rappresentare l'ostacolo principale che ho incontrato, non metterei al primo posto i tagli che, come tutte le università, stiamo subendo, visto il periodo di particolare che impone un particolare rigore nella finanza pubblica. Non è relativo alle competenze. I nostri docenti spesso figurano davvero sulla prima linea della ricerca con dei risultati straordinari in una competizione internazionale. Il nostro personale amministrativo e tecnico, in moltissimi casi, è costituito da professionalità incredibilmente elevate. La vera difficoltà è nel percepire, nel far percepire, nel condividere con tutti che l'impegno che è necessario in qualche modo assicurare, in questo caso per lo sviluppo dell'Ateneo, è un impegno che si basa sul rispetto dei colleghi e l'assunzione di responsabilità. Troppo spesso la quantità di diritti che per fortuna abbiamo avuto riconosciuti e che ci hanno trasformato da sudditi in cittadini, troppo spesso viene utilizzata in modo distorto per difendere a volte dei privilegi, per difendere delle rendite di posizione. Noi non possiamo fermarci, non possiamo pensare di essere miopi e non accettare al contrario nuove sfide e quindi un nuovo impegno. E questa è un po' la sfida che credo si ponga oggi alla Regione. Senza ovviamente conoscere più di tanto il suo pensiero, credo di interpretarlo, di averlo interpretato ancora prima di avere il piacere di ospitarla, ma senza conoscere che poi lei, insomma, avesse detto queste cose, noi questo spazio lo avevamo chiamato giocando un po' sull'unite, con unita le forze, crediamoci, credo che si incastoni perfettamente in quello che lei ci ha appena detto. Assolutamente sì, e anzi aggiungerei un sottotitolo, unite le forze non perché è la naturale, logica contropartita del salario che tutti quanti poi percepiamo a fine mese e di cui abbiamo bisogno perché tutti paghiamo le bollette. Unite le forze perché è bello partecipare a dei progetti, perché lo dobbiamo al territorio, alla nostra comunità, perché lo dobbiamo anche ai nostri figli. E unite le forze non per azioni di freno o di resistenza. Non voglio ricordare in questa ottima occasione tutte, tutte, tutte,
delle attività che hanno inutilmente comportato uno spreco di energia, un'opposizione ingiustificata da persone che non riescono a rendersi conto di quanto sia più importante e più gratificante condividere progetti e impegnarsi nei progetti. A me piacerebbe, in una visione un po' utopistica, immaginare anche, ad esempio, un'abolizione dell'orario di lavoro. Perché al lavoro sarebbe bello che ognuno di noi andasse per il piacere di andare a lavorare. Certo, questo significa organizzare il lavoro in modo diverso, ma significa forse anzitutto immaginare, avere contezza degli obiettivi che con quel lavoro è possibile raggiungere. Una delle poesie che mi piace moltissimo, forse quella che ritengo la più bella in assoluto, è Ithaca di Cavafis. Piace molto per la filosofia. Cavafis ci dice in modo magistrale che l'importante non è arrivare a Itaca, l'importante è l'obiettivo, il vero obiettivo, il vero arricchimento di Ulisse non è stato l'arrivo a Itaca. Il vero arricchimento è stato il viaggio per arrivare a Itaca, che ha consentito di vivere esperienze, di poter arricchire la propria visione del mondo. Io credo che questo andrebbe applicato anche nel lavoro quotidiano di Però lei ha ognuno di noi. detto, anche se forse è un po' utopistico pensarlo. Forse potrebbe essere utopistico immaginare una soluzione così radicale. Non è utopistico pensare di impegnarsi quotidianamente, perché impegnandosi c'è questo viaggio verso Magari l'obiettivo. questo è il primo passo. Primo è anche assolutamente rilevante, assolutamente rilevante. E davvero è questa, credo, che sia la rivoluzione culturale di cui abbiamo bisogno. In quest'ottica, l'Università degli Studi di Teramo, ma questo è riscontrabile dai fatti, si sta aprendo sempre più al territorio e devo dire, almeno per quel che mi riguarda, che il territorio cerca di prendere coscienza di questa situazione, ma che poi riesca molto meno a seguirla, a seguire i vostri progetti. Non so se lei da questa angolazione intanto condivide la mia analisi e se la condivide. Se ritiene di poter essere soddisfatto di come sta procedendo questo cammino. Io credo che l'università per definizione deve svolgere una funzione in qualche modo di avanguardia, di apripista e quindi è relativamente fisiologico che poi le iniziative che l'università propone ai propri partner istituzionali, al proprio territorio, vengano seguite, vengano condivise sempre con una qualche resistenza o comunque con la necessità di un tempo anche di assimilazione delle varie iniziative. Però detto questo, che credo sia un po' nell'ordine naturale di queste cose, credo di poter comunque trarre un giudizio decisamente positivo. Mi riallaccio a quanto dicevo all'inizio sulle caratteristiche di noi abruzzesi. Noi abruzzesi abbiamo le spalle larghe perché siamo comunque portatori di una visione del mondo che si è sviluppata nel corso di millenni e che ci dà questa capacità di proiettarci nel mondo. Un bel valore. Uno straordinario valore. E il valore che è alla base anche del miracolo economico della regione Certo. nell'immediato dopoguerra, che è alla base della possibilità che la regione offre anche al paese di essere all'avanguardia in alcuni sistemi di produzione, nella normativa, in alcuni sistemi, diciamo, normativi. Questo grande valore fa sì che la proiezione verso soluzioni innovative in qualche modo venga percepita poi dal territorio. Definivo tempo fa la mia visione del provincialismo, la visione si è provinciali non perché si risiede in provincia, o almeno non nel 2014, perché pur risiedendo in provincia con gli strumenti di comunicazione che abbiamo a disposizione si può comunicare più agevolmente dalla Oggi. provincia di Teramo con Pechino che magari non stando a Shanghai. Sì. Si è provinciali se non si riesce a percepire lo sviluppo, la tendenza, l'andamento in qualche modo del mondo.
E sia al contrario, al centro del mondo, se si riesce a mantenere il passo con nuove tendenze, con nuovi sviluppi, con nuove crescite economiche. Io credo che noi, così come siamo stati, noi abruzzesi, così come siamo stati in grado, quando abbiamo rimosso i motivi di isolamento fisico con le autostrade, con le ferrovie, con tutto ciò che ci ha consentito per la prima volta, ad esempio, di raggiungere Roma in un'ora e mezza, piuttosto che raggiungere Napoli, piuttosto che Milano, siamo stati in grado di mettere bene a frutto la nostra capacità di impegno, di lavoro, professionalità, la nostra tenacia, le ricordavo in precedenza. Così la sfida che abbiamo di fronte oggi, venendo meno le barriere per comunicazioni sempre più immediate e istantanee con tutto il mondo, io credo che dobbiamo percepirla come una grande opportunità che ci porterà a dei grandi risultati. Trovo molto sciocco temere che con il potenziamento delle comunicazioni o il potenziamento degli scambi commerciali possa soffrire il nostro sistema produttivo perché dalla Cina piuttosto che dal Brasile o da altre economie emergenti aumenti il livello di concorrenzialità. La concorrenzialità non può che condurre ad un maggiore impegno e attraverso il maggiore impegno a superare in qualche modo, a proiettare in avanti l'equilibrio che si è già raggiunto. Non dobbiamo farci spaventare dai cinesi, dobbiamo essere noi in grado in qualche modo di offrire ai cinesi delle soluzioni. Dico naturalmente i cinesi per intendere in senso lato tutti coloro che hanno insidiato il nostro sistema di produzione Stanno e stanno insidiando. ancora insidiando, ma la soluzione ideale non è continuare stancamente a riproporre vecchi schemi, è davvero fare la fuga in avanti perché è ciò che ci ha consentito di essere l'unica regione che nel dopoguerra è uscita dall'obiettivo 1, essendo l'ultima regione del Mezzogiorno e quindi d'Italia per PIL pro capite ancora nel 51. E per fare questo la rivoluzione, torno a dire ancora una volta, è una rivoluzione culturale. È una rivoluzione culturale che ha dato già, nella parte già realizzata, dei risultati straordinari. Se oggi pensiamo, mi riallaccio alle immagini del Del mio suo paese paese. d'origine. Noi pensiamo che fino agli anni 60 la Val di Sangro era ancora definita come la Valle della Morte per le condizioni di sottosviluppo dell'intera zona e che oggi è tra le prime 10 province per PIL industriale. Se pensiamo che il nodo delle produzioni, il polo delle produzioni metalmeccaniche della Val di Sangro e quindi della provincia di Chieti tengono il passo con province di più antica industrializzazione, quali Torino piuttosto che alcune province lombarde. E se pensiamo che siamo riusciti a far questo In 50 anni. anche meno di 50 anni, davvero non dobbiamo spaventarci nell'affrontare le nuove sfide. Su questo, per definizione, l'università non può che essere in prima linea. E in qualche modo la filosofia che stiamo proponendo all'interno dell'università e nei rapporti con il territorio è proprio questa. Non possiamo pensare di restare a una piccola università di provincia con delle battaglie di retroguardia. Sono cadute le barriere geografiche. Non abbiamo, io dico per fortuna, delle rendite di posizione come altre università più blasonate della nostra, piuttosto che in contesti urbani e metropolitani che naturalmente ne giustificano l'esistenza. Su questo mi fa piacere richiamare uno dei quattro punti fondamentali su cui ruoterà l'Expo del 2015 e su cui l'impegno della Regione Abruzzo mi sembra sia straordinario e posso testimoniare per piccola parte anche l'impegno del sistema universitario abruzzese. Uno dei quattro argomenti sarà la potenza del limite. Detta così, la potenza del limite può sembrare un qualcosa di riduttivo. In realtà, la potenza del limite sta nel riuscire a superare gli ostacoli e i limiti che per questioni naturali, per questioni culturali, per tutt'altre questioni possono impedire la realizzazione del progetto. E in qualche modo io credo che potrebbe essere una grande risorsa per l'Università di Teramo
doversi confrontare con molti limiti, con limiti di popolazione anagrafica a cui fa riferimento per l'immatricolazione, per il proprio bacino di studentesco, con dei limiti anche finanziari, perché un'università giovane, noi stiamo ancora cercando di risolvere ad esempio i problemi delle sedi che l'Università di Bologna ha risolto da alcuni secoli, piuttosto che l'Università di Roma La Sapienza, piuttosto che altri. Sono tanti limiti, ma questi limiti, come spesso accade quando c'è Devono costituire lo un buon stimolo di allenamento, forza. Certo. consentono di arrivare ad una maggiore robustezza. La nostra abilità deve essere tutta qui, nel non indugiare in un atteggiamento vittimistico e in Non qualche modo piangersi addosso. rinunciatario, assolutamente no, e nel percepire che attraverso il superamento del limite non solo si raggiunge l'obiettivo, ma si crea una struttura che è in grado poi di superarne altri di limiti. E questa è un po' la lezione anche dell'abruzzesità che ricordavo all'inizio. E doversi misurare con una natura aspra, che è ricca di limiti, naturalmente anche straordinariamente bella, che ci ha dato questo carattere di tenacia, di austerità, ma anche questa capacità in qualche modo di sentirci meno soli e di sentirci nelle nostre relazioni sociali, grazie alle nostre relazioni sociali, una comunità che forse vivendo in Abruzzo non riusciamo a percepirne la Fino ricchezza, in fondo. ma basta poi andare all'estero e trovare un abruzzese all'estero per percepire cosa può significare questo vincolo culturale. Senta, io non voglio parlare di politica con lei, ma non posso farne meno, nel senso che poi chiuderemo con l'università, anche perché abbiamo un pubblico nelle Marche che potenzialmente deve poter raccogliere il pensiero del rettore dell'Università degli Studi di Teramo, ma ascoltandola ho percepito molte analogie con il pensiero che è stato politico in campagna elettorale, che oggi dovrà divenire esecutivo, di Luciano D'Alfonso, che spessissimo l'ha citata anche in dibattiti televisivi, anche qui. Mi Ma onora spesso adesso, delle adesso io citazioni. credo di aver capito, nel senso che non vi vedo lontani, anzi, vi vedo molto vicini, almeno sulla progettualità del futuro abruzzese, non solo ovviamente teramano. Ma poter essere accostato al governatore D'Alfonso non può che farmi immensamente piacere e davvero onorarmi per la lungimiranza con cui il governatore fissa gli obiettivi, per, se posso dire, la caratteristica di fondo della sua azione politica, che è un po' quella che abbiamo appena definito. I limiti ci sono e vanno superati e non vanno subiti passivamente. L'Abruzzo ha tutte le carte in regola per poter giocare un ruolo di primo piano in Europa e credo anche nel mondo. Questo mi sembra di leggere nel programma del governatore e per il mio più limitato angolo di osservazione posso riferirlo volentieri al sistema universitario e ai rapporti università-territorio. C'è da lavorare molto, c'è molto impegno da assicurare, ma siamo qui proprio per questo. E siamo qui per assicurare l'impegno, non voglio banalizzare dicendo divertendoci. Lavoro è una cosa troppo seria per poter Certo, essere, certo. diciamo, declassata a divertimento. Ma siamo qui per farlo cercando di ricavarne non solo l'obiettivo che ci siamo dati, ma la capacità di poterne progettare in continuazione di più ambiziosi. Credo che in tutto il paese, lo dico senza un giudizio di valore sulla parte politica, ma guardando ciò che sta realizzando il governo Renzi e guardando anche i primi passi del governo regionale, credo che in tutto il paese ci sia ormai questa consapevolezza che bisogna distruggere senza nessuna remora quelle gabbie che ancora impediscono ad ognuno di noi di poter offrire il meglio di se stesso a vantaggio della collettività. E spero davvero che questo clima che si respira sempre più diffusamente possa aiutare ciascuna istituzione a proporre se stessa per questo superamento del limite. E spero davvero che si possa in qualche modo
inserire l'impegno di ciascuna istituzione in un impegno più corale, che sia regionale e che attraverso la regione ci proietti poi nel paese e che in qualche modo possa consentire anche al paese di dire delle cose. Se pensiamo al paese è più facile immaginare delle aree di assoluta eccellenza che dovrebbero farci percepire con evidenza che siamo capaci, ad esempio, di essere all'avanguardia in alcuni settori che non sono solo quelli del turismo che va potenziato, del buon cibo, che non è una cosa così scontata e Anzi, banale, e non è anzi. solo una raccolta di doni della natura. Ma siamo in prima linea con la meccanica fine, siamo in prima linea con la moda che non è collegata al genio pure tanto importante del singolo stilista, è collegata alla capacità di un sistema produttivo che è in grado di utilizzare tecnologie di avanguardia e che è in grado di arricchire un semplice capo di abbigliamento di quei valori che fanno la cultura di un paese. Se in Italia c'è stato il Rinascimento, che naturalmente non voglio limitare o banalizzare con questa considerazione, ma se c'è stato il Rinascimento, probabilmente un filo ideale che poi porti alla cultura del bello anche nella moda, non ci sarà e andrà valorizzato. Se in Italia abbiamo una tradizione anche scientifica straordinaria, noi siamo probabilmente, guardando gli ultimi aggiornamenti delle classifiche per PIL prodotto, siamo l'ottavo e il nono paese ormai per incidenza sul PIL mondiale. Siamo il quinto o sesto paese per produzione scientifica, nonostante i finanziamenti alla ricerca siano molto più ridotti. E se abbiamo questa Forza. potenzialità, questa forza, non è un caso poi che quando si pensa, ad esempio, ad un'automobile di prestigio, si pensa alla Ferrari, o quando si pensa più in generale al settore delle macchine utensili, si pensi ai distretti che operano in Italia. O ancora, quando si pensa anche ai prodotti dell'agricoltura, lì si inizia a pensare non come ciò che resta di una tradizione di raccolta di prodotti che la natura ci regala, ma come capacità di produzione, capacità di esportazione nel mondo, anche in questo caso di competenze. Pensare che in Abruzzo ci siano dei complessi industriali, credo di poter citare il nome, ma insomma lo cito per dirne tanti altri. Penso al caso del gruppo De Cecco, che è il terzo produttore pastario nel mondo, che trova forza non come pure la leggenda a volte Narra. piacevolmente ci ricorda nella bontà dell'acqua piuttosto che dell'aria piuttosto, ma trova forza nella capacità di fare impresa, Certo. nella capacità di offrire prodotti di qualità, nella capacità di creare una rete logistica per cui in ogni parte del mondo troviamo quei prodotti. Naturalmente cito De Cecco per citare Certo. tante altre industrie. E sono questi i punti di forza su cui dobbiamo continuare ad insistere. E la ricchezza di competenze, la ricchezza culturale, torno in tutto il nostro incontro, sto usando, mi rendo conto, eccessivamente, un numero eccessivo di riferimenti alla cultura, ma Però è io così. Certo. credo che la cultura sia la base dell'economia. Sarà pur necessario fermarsi a riflettere sui motivi per cui alcuni paesi, purtroppo ancora in via di sviluppo, pur con delle rilevantissime risorse, giacimenti di risorse naturali, pur con un costo del lavoro incredibilmente basso, scandalosamente basso, pur con l'assenza di una normativa di tutela dei lavoratori, che naturalmente va assolutamente assicurata, ma che in questo caso sottolineo solo per diciamo, un ulteriore rafforzamento di convenienza per quanto fatto a danno dei lavoratori. Eppure, nonostante ci siano tutti questi fattori, non si riesca a generare un'economia in grado di svilupparsi. Per quale motivo
in alcuni di questi paesi il sistema economico non sia in grado di creare valore, io credo alla fine la risposta sia sempre una sola. È una questione di cultura. Cultura nella capacità di vedere il mondo, cultura nella capacità di risolvere i problemi, cultura nelle competenze tecniche che sono state acquisite. Io credo che quello che è stato definito il miracolo della vibrata, visto che siamo qui in un territorio che viene ancora studiato nei manuali di economia per le potenzialità di sviluppo che ha mostrato di avere, e che spero possa di nuovo riproporre in questa situazione di sensibile, di forte deindustrializzazione. Spero che possa ritrovare un motivo di rilancio e di sviluppo, sia da ricercare davvero in questo, in ciò che gli abruzzesi della Vibrata, così come gli abruzzesi della Val di Sangro, piuttosto che della Valle Peligna, sono riusciti a immaginare come un modello di proprio futuro. Io provo in questi ultimi 9 minuti circa che abbiamo di tornare All'università. all'Università di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Medicina Veterinaria, Bioscienze, Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, ma voglio soffermarmi su Scienza delle Comunicazioni, perché io credo, forse, non so se il Rettore se la sente di dircelo, che un po' di attenzione in più magari lei in cuor suo gliela riserva. Un po' di passione in più, direi, Mettiamo la passione. avendo lavorato naturalmente nella Sì. facoltà. In realtà è una passione che deriva anche dalla necessità di chiarire molti equivoci che spesso offuscano l'immagine in Italia della comunicazione e di scienze della comunicazione. Ancora oggi, e purtroppo abbiamo avuto persino un ex ministro dell'università che utilizzava scienze della comunicazione come un riferimento negativo per poter squalificare le iniziative formative. E scontiamo questo assoluto pregiudizio del tutto ingiustificato. L'economia e i sistemi economici più evoluti si basano sulla comunicazione. La comunicazione non è solo dire in modo nuovo, trasmettere in modo nuovo delle informazioni, dei contenuti. Ma la comunicazione è alla base di quei rapporti fiduciari che un sistema economico complesso non può non avere. E la comunicazione è ciò che consente la continua connessione, è ciò che consente ai sistemi complessi di funzionare. E comunicare non è così semplice e banale, non è sufficiente, non è più sufficiente. Mi fa quasi specie dirlo a lei che è un professionista della No. comunicazione, ma naturalmente provo a farlo per poterlo condividere con i telespettatori. Non è più sufficiente trovare la frase efficace o lo slogan più brillante o il packaging più interessante per la vendita di un prodotto. Non è sufficiente questo, è necessario poter strutturare dei sistemi condivisi. Si è fatto un gran parlare di rete, di sistema, di distretti, di forme di produzione non basate più sulla singola impresa. Ma queste forme di produzione richiedono la capacità di interconnettersi, la capacità di comunicare, e la comunicazione ha delle regole ben precise. E quando pensiamo a questo tipo di comunicazione, non può che apparire del tutto evidente la necessità di non lasciare la comunicazione all'improvvisazione. La comunicazione è alla base della fiducia. Quando non c'è fiducia, i sistemi economici vivono momenti di crisi formidabile. Se vogliamo risolvere anche l'attuale situazione di crisi economica, dobbiamo ricostruire dalle fondamenta la capacità del sistema economico di creare dei collegamenti all'interno del sistema. E i collegamenti, le reti, presuppongono dei codici condivisi. I codici sono condivisi se c'è un sistema di comunicazione. Sarebbe anche troppo facile citare
i primi titoli per quotazione di borsa, della borsa di New York piuttosto che delle altre borse internazionali. Troveremo solo fenomeni di comunicazione, da Google piuttosto Facebook, certo. piuttosto penso anche ad Amazon come forme di commercio elettronico. Ma cosa sono se non strumenti avanzatissimi di comunicazione? La comunicazione oggi è tutto. E non percepirne la rilevanza ci costringe a ripercorrere schemi ormai non più utili per fare il grande balzo in avanti di cui abbiamo bisogno. Da qui la passione particolare per la comunicazione, ma la passione, io direi, per l'Ateneo che vogliamo in qualche modo offrire non solo al territorio, ma offrire come strumento formidabile per i nostri ragazzi. E per offrire questo strumento formidabile ci siamo dati in qualche modo due regole. La prima, essere assolutamente chiari con i nostri studenti e ricordare l'impegno che ci aspettiamo da loro. Anche qui abbiamo trovato, ma diciamo abbiamo condiviso con molte altre università in passato, una abitudine assolutamente negativa di tolleranza, di un certo buonismo nel richiedere l'impegno che invece al contrario va richiesto. Per questo già dall'anno scorso abbiamo varato l'operazione che definiamo patto con lo studente. Il termine patto sta a significare che l'università si impegna a garantire un certo standard, ma pretende dallo studente lo stesso impegno. L'università è un posto in cui si va per studiare, per sostenere naturalmente esami e laurearsi. Non è un parcheggio per nessuno. Avere studenti che per vari motivi legittimissimi non possono o non vogliono impegnarsi secondo lo standard necessario per lo svolgimento dei corsi è un danno per loro e un danno per l'Ateneo. Quindi primo obbligo di chiarezza. Il nostro standard lo promuoviamo, lo comunichiamo. Chiediamo un altrettanto standard elevato allo studente. E poiché viviamo in un momento di crisi economica notevole e in un momento in cui si è bloccato quello che viene efficacemente definito ascensore sociale e vogliamo combattere come cittadini, prima ancora che come lavoratori dell'università, quel fenomeno che io credo sia assolutamente negativo, di progressiva riduzione dell'accesso alla formazione universitaria o all'alta formazione in generale per motivi di reddito, sicché anche in Italia si celebra eccessivamente il modello privatistico in cui ci si iscrive, con delle tasse di iscrizione assolutamente proibitive per larga parte della popolazione, e si cerca poi nel prestigio di quel titolo un lasciapassare per entrare nel mondo del lavoro. Ecco, noi vogliamo combattere questo. Lo dico con tutta l'ammirazione per il modello Bocconi, che voglio citare. Sono bravi in Bocconi, sono molto bravi, ma la nostra aspirazione non è essere una seconda Bocconi. La nostra aspirazione è essere un'università statale che si rivolge con dei criteri di selezione di puro merito a tutti gli studenti che hanno in animo di impegnarsi in un progetto formativo. Per questo, al primo obiettivo, che è quello della chiarezza, ne abbiamo aggiunto un secondo di obiettivo. Lo studente meritevole da noi, e cioè lo studente che conclude gli esami entro settembre, che è una situazione di normalità non più citata, visto questo finto buonismo, questo dannoso buonismo che in passato ci ha indotto a tollerare il fenomeno di fuoricorso. Lo studente che dopo aver frequentato da ottobre fino a maggio e aver avuto a disposizione giugno, luglio e settembre per sostenere gli esami, quindi lo studente che in una situazione di assoluta normalità completa gli esami entro settembre, prima di iniziare l'anno accademico successivo, per le fasce di reddito medio e medio-basse, da noi non paga un solo centesimo di tasse. Quest'anno le abbiamo aumentate ulteriormente le tasse. La rivendico sempre con orgoglio questa decisione di aumentare le tasse, perché è un aumento che va a gravare su chi ha redditi elevati ed è giusto, ce lo dice la Costituzione, ed è giusto che chi ha una redditi legge elevati natura contribuisca. Questa, insomma, cioè, è uno dei principi fondamentali così della nostra splendida Costituzione. Certo. E va a gravare ancora questo aumento sugli studenti che magari, ripeto, per motivi assolutamente legittimi,
non conseguono i risultati Che che dovrebbero. dovrebbero conseguire. Naturalmente abbiamo previsto delle vie d'uscita per studenti lavoratori, abbiamo previsto la possibilità di iscrizioni part-time, cioè abbiamo previsto quei vincoli che fanno sì che magari già a 20 anni si è costretti a lavorare perché in famiglia magari non è possibile fare affidamento su altre fonti di reddito. E in quel caso ci sono esenzioni che tutelano ampiamente queste situazioni. Ma ciò che non possiamo più tutelare e tollerare è immaginare una università che venga offerta gratuitamente a tutti e in cui nessuno controlli il conseguimento dei risultati. Noi non siamo per questa università populista, siamo per assistere nel migliore dei modi possibili chi è interessato alla propria formazione, al punto che abbiamo azzerato le tasse di iscrizione per gli studenti meritevoli con condizioni economico-reddituali medio-basse. Né bocconi né populisti. Assolutamente no. Ok? Allora, due cose in conclusione. Alla regia, gentilmente, appena possibile, mi supporti con il sito ufficiale dell'Unite, dell'Università degli Studi di Teramo. Al rettore dell'Università degli Studi di Teramo, che ringrazio ovviamente per questa bella Sono io che ringrazio. chiacchierata, voglio dire pubblicamente che la nostra emittente, che opera nel territorio abruzzese e marchigiano ancora di più, è completamente a disposizione dello Grazie. sviluppo del progetto Unite, perché credo che anche il nostro ruolo sia questo. Ne approfitteremo, grazie. Grazie. Rettore, questa è la pagina, l'home page dell'Università degli Studi di Teramo, che chi segue questa intervista, magari se fossimo riusciti anche a sollecitare un po' la loro curiosità, può tranquillamente ovviamente contattare, vedere, leggere, studiare e approfondire. Grazie ancora Luciano D'Amico, Grazie, al grazie, prossimo grazie a lei e appuntamento. un saluto a tutti, grazie. Grazie. Con 45 giri, rubrica quotidiana da lunedì al venerdì, torneremo ovviamente lunedì. Buona giornata.